Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, in un clima surreale ci troviamo oggi a discutere della nota di aggiornamento al DEF di questo nuovo governo. Un governo che finalmente piace agli organismi indipendenti auditi nella giornata di ieri. Un governo che piace ai mercati, un governo che finalmente piace all'Europa. Un governo che oggi ammette che le manovre restrittive di austerità del passato hanno sortito effetti negativi. Un governo in cui la forza oggi trascinante e allora ugualmente trascinante, oggi ammette che all'Italia servono finalmente manovre espansive. Sì, perché anche l'Europa oggi parla di manovre espansive. Oggi parlare di un deficit previsto al 2,2% non è più uno scandalo. È una brillante intuizione, ma mi chiedo, come mai l'altro anno ci si arrampicava sull'1,6 richiesto dalla Commissione europea per poi ottenere il via libera a un 2,04? Perché l'altro anno il clima durante le audizioni era così ostile alle nostre ricette di assoluto buonsenso? L'altro anno sì, si faceva del terrorismo sui possibili effetti della nostra manovra, ed oggi gli esponenti di quella stessa forza politica che hanno attuato le manovre restrittive ci chiedono di non tifare per il fallimento. La realtà è che nonostante la crescente congiuntura economica internazionale e in particolare dell'area euro, l'Italia è solida. Nel 2019 i primi effetti della nostra manovra hanno cominciato a farsi sentire. Altro che, come dice il Ministro, acciuffare l'Italia per i capelli. Le stime di finanza pubblica nell'assestamento di luglio hanno dato evidenza di un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni contenute nel DEF 2019, un deficit nominale in linea col target fissato dalla legge di stabilità 2019, pur in una condizione macroeconomica peggiore rispetto a quella prevista a dicembre 2018. Anche la Commissione europea il 3 luglio ha dovuto riconoscere un miglioramento strutturale di 0,2 punti percentuali, giudicando il percorso di avvicinamento all'OMT, obiettivo di medio termine, rispettato per il 2019. Ma oggi sono molto preoccupata. La NADEF è una cornice. Ma io sono molto preoccupata di quello che viene accennato dentro questa cornice, che vorrebbe annunciare una manovra espansiva, ma che, ho paura, nasconda il solito vizietto della sinistra. Tasse e restrizioni sempre sui soliti. Cosa c'è dentro questa cornice? La disattivazione delle clausole di salvaguardia, e va bene, sempre che si chiarisca quel preoccupante riferimento a una rimodulazione dell'IVA. Riduzione del cuneo fiscale, anche questo è condivisibile, ma si parla di lavoratori e va bene, ma non di aziende. La Green New Deal, ottimo, salviamo l'ambiente, ma dietro ai roboanti annunci si nasconde il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi, non si sa quali e come, ed è un terreno pericolosissimo questo per l'economia italiana e soprattutto per i nostri agricoltori. E tutte queste belle cose, come le volete finanziare? Tra le altre, con 7 miliardi di recupero alla lotta all'evasione fiscale. Come? Con la restrizione all'uso del contante, agevolando l'uso delle carte di credito. Da un lato il solito regalo alle banche e dall'altro un'evidente politica restrittiva sui consumatori. E il vizietto continuate a non perderlo. E intanto vi affannate a smontare le nostre misure, già annunciato che la flat tax tra i 65.000 e i 100.000 euro non si farà più. Vedete, colleghi, questa temo che sia una cornice che si riempirà di una manovra lacrime e sangue, a dimostrazione che non soltanto il vizietto non si perde, ma è anche contagioso. Grazie.